Alla Sampdoria piace caldo. In un pomeriggio primaverile la Roma si scioglie e incappa nella prima sconfitta interna stagionale. Lidl parlerà poi di rilassatezza di fronte a un posto UEFA apparentemente già conquistato. Eppure per i giallorossi gli stimoli non mancano. Il capitano Giannini festeggia la 100ª partita in Serie A. Rientra Bruno Conti che vuol dimostrare di essere ancora utile. In panchina siede Sebino Nela, finalmente recuperato dopo un lungo calvario. Oltretutto, per più di un tempo, la formazione ligure non morde, chiudendo in uno scrigno i suoi gioielli. I giallorossi confezionano l'azione più favorevole dopo soli 3 minuti. La deviazione del libero Pellegrini smarca Föller, appostato a centro area. Bistazzoni, con un buon riflesso, riesce a respingere la conclusione del tedesco. Poi la Roma si affida al suo elemento migliore, Desideri, che di destro sfiora il palo su punizione, quindi di sinistro impegna il portiere avversario che, dopo la respinta, anticipa Gerolin offrendo lavoro alla Nuviola. Nella prima frazione non succede più nulla e la noia accompagna anche i primi 20 minuti della ripresa, che la Samp affronta con l'ottimo Bonomi al posto dell'infortunato Brigel. Proprio il nuovo entrato offre a Vialli l'assist del vantaggio. È il 22esimo, ospiti a bersaglio al primo tentativo. La reazione romanista, piuttosto timida, sfocia nel tiro alto di Gerolin e nella conclusione di un volonteroso Bruno Conti, contrata in angolo. La Roma, che non è riuscita a concretizzare la supremazia del primo tempo, ora si scopre ed offre spazi invitanti a Mancini e Vialli. Il bomber nazionale si smarca sul servizio di Sereso e Tancredi non può far altro che atterrarlo. Rigore trasformato da Bonomi per il definitivo 2-0. Per la Samp una flebo di fiducia. L'ingresso in campo di Nela nell'ultimo quarto d'ora, unica nota positiva per i romanisti in una giornata da dimenticare. Ma il principe Giannini non crede a una squadra rassegnata e promette una reazione d'orgoglio. Vedrete domenica col Milan. Vai. Tonino Sereso, allora hai sbancato l'Olimpico, i tifosi giallorossi ti hanno tributato un'accoglienza veramente commovente, calorosissima. Ma questo già è normale, è giusto aspettare dopo 3 anni bellissimi che ho avuto qui a Roma. Il tifoso mi voglio bene, anche io il tifoso. Sei stato protagonista al termine della gara di un episodio molto edificante. Hai scambiato la maglietta con Manfredonia, col quale nella gara d'andata c'era stato qualche screzio. Ma questo è normale, Manfredonia non è che è un signore in campo, neanche io, no? Dopo è finita la partita, sono due persone normali, anche perché Manfredonia, come proprio mi parla del proprio ragazzo della Roma, è un ragazzo in gamba, è un ragazzo molto buono. Allora Lionel, parlato con Sereso, pace fatta, no? Sì, no, non ci stai mai problemi, così magari l'anno scorso così qualche parola di troppo, ma sono cose che in campo succedono, comunque ci siamo scambiati la maglia nel finale, ci sono problemi. Parliamo un po' della partita di oggi, prima sconfitta interna di questa Roma. Sì, in effetti sì, è la prima sconfitta interna, abbiamo fatto un primo tempo molto buono, al secondo tempo siamo un po' andati un po' fuori fase, ci è mancato un po' di così, abbiamo giocato molto male al secondo tempo, bisogna dirlo.